Volevo ringraziare tutti, cittadini, architetti, assessori. Credo che assieme con questa energia, con questa sinergia, scusate, sia stato fatto un buon lavoro. Questo lavoro auspico che anche venga perseguito anche successivamente, dopo, quando vedremo i lavori del palazzo, del buco, eccetera. Auspico tanto che ci sia questa partecipazione attraverso tutti i cittadini, attraverso i tecnici del comune che hanno fatto un buon lavoro. Ho partecipato a due riunioni e ho visto che c'era veramente passione su tutto quanto il lavoro da svolgere, che è stato abbastanza impegnativo. Ringrazio anche gli assessori qui presenti, che oggi sono venuti assieme a noi della municipalità a condividere questo percorso. Quindi ringrazio l'assessore Ferazzi, ringrazio l'assessore Maggioni e oggi abbiamo anche l'assessore alla cultura Angela Vettese, che è da poco insediata qui nel Comune di Venezia. Do la parola direttamente al delegato che ho lasciato, all'avvocato Bodi, che seguisse i lavori partecipativi. Grazie. Buonasera a tutti. Solo due parole per lasciare spazio alla presentazione di questi degli esiti. È stata un'esperienza interessante, un'esperienza nuova, un'esperienza che ha visto molto un bel movimento, un bel interesse, delle professionalità in campo, un movimento di, possiamo dire, di risveglio del Lido, un Lido abituato un po' a dormire in certe situazioni, possiamo dirlo tranquillamente, insomma, siamo tutti lidensi, un Lido che ha dimostrato un interesse, ha dimostrato l'interesse di partecipare per la realizzazione di un qualcosa che possa un po' mitigare gli effetti di questo buco. Siamo partiti da delle necessità, necessità ovviamente di biennale, perché quell'area è un'area destinata a quel tipo di funzione, biennale che, mi dispiace dirlo, almeno penso che, non so se gli assessori si faranno portavoce, biennale che comunque in questo processo è sempre rimasta del tutto assente. Questa è una nota che dolente ripeto dall'inizio e la riporto anche alla fine. Speriamo che comunque questo progetto, gli esiti di questa progettazione partecipata, abbiano una realizzazione e abbiano la soddisfazione di biennale, che anche probabilmente in qualche maniera potrà anche renderla nota a tutti. Bene, grazie. Quindi do la parola allora prima agli assessori, se vogliono dire qualcosa, e poi diamo direttamente al relatore del progetto. Buonasera a tutte e a tutti. Noi ci siamo visti un mese e mezzo fa circa, in una fase importante di questo progetto di partecipazione, il cui fine è duplice: cercare di unire la progettazione di quest'area urbana con il resto di questa meravigliosa isola, ma anche quello di cercare di cucire o di ricucire i rapporti, le relazioni con, diciamo, la cittadinanza di quest'isola. E sono due questioni importanti entrambe, ben capendo che un territorio ontologicamente sono le persone che lo vivono e che tutte le funzioni che poi vanno definite, tutti gli edifici, tutti gli spazi devono essere funzionali a questa cosa qui. Naturalmente siamo in presenza anche di qualcosa di più. Siamo in presenza del Lido, che ha una risonanza mondiale, che in particolare su alcuni avvenimenti come la mostra del cinema, appunto, è un punto di riferimento ormai da parecchi decenni, e di conseguenza si trattava e si tratta di creare una programmazione di sviluppo di questo territorio con tutte le ricadute, che tenga conto naturalmente delle esigenze che una competizione mondiale in capo appunto al cinema impone,
con le esigenze che una moderna, come dire, convivenza civile all'interno di quest'isola, gli abitanti del territorio richiedono. Non ripetiamo ciò che abbiamo già detto all'inizio, abbiamo fatto un sacco di incontri, abbiamo fatto incontri, diciamo, prima dell'incontro pubblico di un mese e mezzo fa, e successivamente abbiamo fatto incontri con le categorie economiche, le associazioni del territorio, e poi abbiamo aperto questo percorso partecipativo, che è appunto un percorso che risponde, naturalmente, con tutti i limiti di cui abbiamo già detto, che adesso non stiamo più a ribadire, temporali, di risorse, insomma, anche economiche, eccetera, ma che cerca di rispondere anche a una sorta di protocollo della partecipazione, che non è la discussione da bar, ma è mettere a disposizione dei cittadini degli strumenti attraverso i quali i cittadini stessi, competenti tecnicamente oppure solamente portatori di istanze che poi devono essere tradotte, appunto in funzionalità coerenti, abbiano la possibilità appunto di rappresentare, eccetera. Abbiamo sempre detto peraltro che questo non vuol dire un passo indietro dal punto di vista della, dell'impegno e dell'assunzione delle responsabilità dell'amministrazione comunale, che invece se la deve prendere tutta. Abbiamo però detto che in questa assunzione delle responsabilità volevamo tornare a un rapporto con la cittadinanza tra virgolette normale, senza per forza dare un giudizio negativo su, diciamo, la condizione straordinaria, letteralmente, che c'è stata negli anni scorsi, ma dicendo e sottolineando che era tempo e ora che si avesse la possibilità di costruire un rapporto serio, concreto, di responsabilità, di trasparenza, che portasse appunto ai migliori risultati possibili, perché poi all'interno del mondo l'ottimo non esiste se non nell'ombelico di ognuno di noi, poi bisogna trovare appunto i punti di incontro che appunto vanno cercati, trovati a volte con difficoltà. E, ho seguito, diciamo, a volte direttamente con la mia partecipazione alcuni incontri di cui parlavo prima, altre volte indirettamente il percorso, e siamo molto soddisfatti. E voglio anche ringraziare tutti e tutte coloro che davvero hanno partecipato agli incontri. Voglio anche ringraziare la municipalità, perché è sempre stato un partner importante, se ne, anche per esempio nella messa a disposizione delle strutture in collaborazione con la Biennale, appunto per mettere, così come era stato richiesto all'inizio del percorso, per dare anche spazi attorno al quale o all'interno del quale ritrovarsi per e definire i progetti. Naturalmente il progetto non è che oggi finisce e si chiude, sapevamo, cioè il progetto, diciamo, le linee progettuali di fondo all'interno del quale poi chi deve esercitare la propria competenza nel progetto vero e proprio deve muoversi, non è che si chiude qui, il percorso è iniziato e continuerà, i tempi tecnici amministrativi saranno naturalmente quelli dettati dalle normative e da tutti gli impegni che dovremo assumerci nel corso dei prossimi mesi. Io ho dato alla struttura, insomma, e così come l'assessore Maggioni, alla propria priorità a questa cosa qui, perché riteniamo davvero che il tempo, tra virgolette, un po' perso debba essere recuperato all'interno dei pareti di cui parlavo prima, e quindi davvero voglio anche ringraziare tutti i miei collaboratori perché hanno dato davvero tempo, passione, e lavoreranno anche le prossime settimane, alcuni anche durante Ferragosto, per predisporre poi i materiali in funzione dell'inaugurazione del 28 agosto, che non sarà la deadline, ma sarà ulteriore momento di presentazione per poi partire con tutte le fasi, a questo punto, come dire, progettuali, che naturalmente verranno seguite certamente nel piano del recupero, dal punto di vista urbanistica, ma poi realizzativo dal punto di vista dell'assessore ai lavori pubblici, a cui passo la parola. Buonasera, grazie. Credo che quanto ha detto l'assessore Ferrazzi sia assolutamente da condividere del tutto, a partire dai ringraziamenti soprattutto a voi e alle persone che hanno collaborato, che hanno iniziato con noi questo percorso partecipato, che è un percorso che non parte da zero, non siamo di fronte ad un intervento, l'abbiamo detto la volta scorsa quando ci siamo visti, per cui dobbiamo costruire un progetto nuovo, ma siamo di fronte ad una storia già passata
è una situazione che abbiamo preso in carico e che abbiamo provato a prendere in carico insieme, e oggi siamo qui per dire che innanzitutto ci siamo riusciti a prenderla in carico insieme, e credo che questo sia il primo dato importante. E il secondo dato importante è che il fatto di farlo insieme ci porta probabilmente a portare avanti anche delle idee, dei contributi, dei contenuti migliori di quelli che potrebbero nascere invece da un percorso fatto singolarmente da ognuno di noi. Oggi non siamo qui a presentare un lavoro finito, oggi siamo qui a condividere insieme una prima parte del lavoro che continueremo a fare da qui all'inaugurazione di quello che sarà la realizzazione del progetto architettonico sul buco e sull'area in questione, no? Perché dico questo? Perché credo sia fondamentale che capiamo da subito, lo capiamo sicuramente tutti, sia fondamentale che abbiamo chiaro che noi oggi condividiamo il lavoro fatto per costruire il piano di recupero dell'area. Da oggi in poi dovremo continuare a lavorare insieme, nelle forme e nei metodi che definiremo, per passare da un piano di recupero ad un progetto architettonico. Questo è il passaggio che dovremo fare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Ed è un passaggio importante, perché noi, quando ci siamo visti la volta scorsa, l'assessore Ferrazzi e io, ci eravamo prima di tutto noi due lanciati una sfida di dire che volevamo si vedesse qualche cosa già a questa mostra del cinema. Certo, tutti coscienti che non avremmo visto un progetto architettonico definito, ma volevamo si cominciassero a vedere dei contributi, delle idee, delle prospettive, e credo che siamo in tempo perché questo effettivamente avvenga. E ci siamo lanciati anche un'altra sfida, che è quella di dire che questa era la prima di due tappe, che la seconda l'avremmo vista e speriamo vinta alla Mostra del Cinema del 2014, con l'effettiva presentazione del progetto definitivo ed esecutivo e magari insomma anche con l'inizio dei lavori, no? Questo è un po' il ragionamento che avevamo fatto. Su questo percorso credo che il lavoro che è stato fatto in queste settimane, e anch'io colgo l'occasione per ringraziare i tecnici, gli uffici, tutti quelli che insieme a voi hanno partecipato a questo percorso, il lavoro che abbiamo fatto porta oggi ad avere definite come prima fase quelle che sono le linee guida di quello che dopo dovrà essere il progetto definitivo esecutivo dell'intervento che faremo. È un passaggio importante se noi siamo tutti convinti, e noi lo siamo di certo, che su queste linee dovrà basarsi il progetto definitivo, perché altrimenti avremo fatto tanto lavoro per nulla, magari bello perché condiviso, ma che alla fine resta lettera morta. La convinzione invece è quella che queste debbano essere le linee guida sulle quali si fonderà il progetto definitivo che condivideremo ancora e insieme, no? come percorso. E perciò noi intendiamo partire da qui per dire che anche quei contributi, quelle riflessioni, quel lavoro a più mani fatto, anche in approfondimenti progettuali, come avremo occasione di vedere, poi Vincenzo le presenterà anche nelle schede, no? nel lavoro fatto, anche quegli approfondimenti, quei contributi dovranno essere valorizzati. Noi sappiamo bene che siamo di fronte a degli atti già approvati, non abbiamo nemmeno qui scheda bianca, no? Non potremo fare una gara per decidere, un concorso di idee per decidere quale sarà il progetto che applichiamo. Non potremo incaricare qualcuno per dire questo è il progettista che porterà avanti la cosa. Potremo e dovremo fare tesoro di tutto il lavoro sul piano di recupero e fare tesoro di tutti i contributi che sono arrivati, ma che anche arriveranno, perché siano elementi fondamentali per la realizzazione del progetto definitivo. Credo che su questo il dibattito debba essere un dibattito che continua. A noi piacerebbe che, se riusciremo, come siamo convinti di farcela, a presentare con dei pannelli, con dei disegni, con delle schede, durante questa mostra del cinema al pubblico lo stato dell'arte di dove siamo arrivati fino ad oggi, ecco, a noi piacerebbe che quella fosse un'ulteriore occasione di partecipazione e che magari la gente si fermasse davanti a quei pannelli e ci dicesse se ha altri suggerimenti, altre idee, altre proposte, perché tutto questo deve essere il lavoro che poi
porta ad avere del materiale di cui chi realizzerà il progetto definitivo dovrà tenerne conto, non potrà, non sarà un'opzione sua tenerne conto o no, perché altrimenti capite bene che se da una parte facciamo un percorso partecipato e dopo chi realizza il progetto fa quello che vuole, il percorso partecipato potevamo fare a meno di farlo. In realtà noi imporremo, se posso Andrea usare questa parola forte, ma imporremo a chi realizzerà il progetto di tener conto delle riflessioni, degli approfondimenti, delle valutazioni, dei contributi che saranno emersi sia per l'individuazione del piano di recupero, sia per quegli elementi di approfondimento anche progettuale che stanno già avvenendo, perché sappiamo tutti che il lavoro fatto è paradossalmente ben più avanti del livello del piano di recupero, no? Anche a livello di dettaglio, di scala architettonica. Allora in questo senso il lavoro ha d'ora in poi questo percorso che avremo davanti, che vedrà il 28 del mese di questo mese la presentazione anche pubblica delle linee guida e che continuerà poi in avvicinamento alla prossima mostra del cinema per arrivare con un progetto definitivo che faccia tesoro e che valorizzi anche soprattutto tutti i contributi che stanno emergendo e che continuano ad emergere. Dicevo che noi siamo di fronte a degli atti già approvati, ovviamente in riferimento alla delibera di giunta del maggio 2012, che ben conoscete perché fa parte anche dei documenti, credo, no, che avete già analizzato e che avete già visto, poi insomma una delibera di giunta perciò è pubblica in quanto tale, per cui noi andremo a individuare quello che sarà il progetto definitivo prima ed esecutivo poi per intervenire come variante sul lavoro, sul completamento del nuovo palazzo del cinema. Finisco dicendo che un passaggio, prima Andrea l'ha un po' evocata, io l'avevo già detto la volta scorsa, lo ribadisco anche oggi, la Biennale non è un soggetto autonomo, non è altro dall'amministrazione e non lo deve essere. Io credo di poter dire, senza mezzi termini, che gli assessori qui presenti, e ringrazio Angela di essere presente questa sera, si sentono assolutamente autorizzati a dire che rappresentano le scelte di Biennale. Se Biennale non ha partecipato al percorso partecipato, scusate la ripetizione della parola, non può e non deve essere visto come un limite o come un problema. Rispondiamo noi delle scelte della Biennale, noi amministrazione, e credo saremo in grado di fare quel passo in più, di cominciare a sciogliere un po' le ruggini fra le varie parti e provare, lo dicevamo con forza la volta scorsa, sappiamo tutti quali sono i rapporti di forza, sappiamo tutti quali sono le fatiche, le difficoltà, gli attriti che ci sono, sappiamo anche che nessuno dei presenti pensa che la Biennale non debba esistere o si debba mandare via, perché è una forza economica importante per il nostro territorio. Allora di fronte a questa conoscenza l'obiettivo deve essere quella di cominciare a dialogare, di cominciare a costruire insieme senza che nessuno faccia prima della classe e provare a costruire una sintesi vera anche nei rapporti fra le realtà che vivono e che usano e che fruiscono degli spazi che noi andiamo a costruire e andiamo a gestire. Su questo il ruolo nostro come amministrazione dovrà essere quello di costruire la sintesi e di coordinare anche i rapporti fra i vari soggetti che insisteranno su questo territorio. Grazie, beh, sì, io arrivo in corsa in questo progetto, quindi non entro nel merito dei contenuti. Rispetto alla presenza di Biennale, certamente credo di poter dire che ci troviamo di fronte a una situazione di silenzio assenso, cioè Biennale di fatto delega il Comune a agire nell'area come meglio crede. Certamente però Biennale ha un problema di dignità del posto, di dignitosità, è una brutta parola ma si capisce meglio che dignità, e quindi c'è un problema di tempi. Questo processo è stato trascinato non per cattiva volontà ma perché così sono andate le cose. E quindi sicuramente c'è bisogno di non rallentare più i tempi, di metterci in una
sinergia molto fattiva, concreta, e poi non c'è solo la Biennale, e poi non c'è solo la Biennale, cioè questa esigenza di concludere fattivamente in tempi rapidi è di tutto il Lido, credo di poterlo dire a nome anche, o quantomeno interpretando le necessità e le volontà di tutti coloro che operano in termini commerciali o anche soltanto di coloro che vivono a Lido, che vivono il Lido anche per poco tempo, qualcuno per molto tempo, qualcuno per poco tempo, c'è un'esigenza di chiudere. Di solito si chiude meglio quando si è in fase finale, si chiude meglio quando si è veramente pressati dalla necessità di chiudere. Chiudiamo questo buco. Buonasera, cercherò adesso di presentare sinteticamente gli esiti del processo. Spero che siamo riusciti in questi pochi giorni che abbiamo avuto a dare un'immagine completa di quello che è stato fatto e rispondente appunto a quanto effettivamente emerso dai laboratori. Non posso non cominciare ringraziando anch'io tutte le persone che hanno partecipato ai laboratori con grande impegno e con grande passione, creando delle discussioni di grande interesse anche per noi. Naturalmente, secondo noi, questo è un modo di procedere che è estremamente utile anche all'amministrazione per acquisire le conoscenze, oltre che le volontà dei cittadini, in merito alle trasformazioni e alla gestione del territorio. Ringrazio anche moltissimo il gruppo di lavoro molto nutrito che abbiamo costituito in comune per riuscire in questo tempo molto breve, in rapporto alla complessità sia del tema sia del processo, che abbiamo messo insieme appunto per gestire questo processo. Ringrazio tutto il gruppo, sia quelli che hanno semplicemente collaborato e le persone che hanno direttamente proprio gestito i laboratori e prodotto tutta la documentazione per i laboratori. Abbiamo incaricato tra l'altro la gestione dei laboratori del personale che non ha, diciamo, a che fare con la nostra direzione urbanistica. Io stesso non ho partecipato ai laboratori, salvo all'ultimo appunto per vedere gli esiti, proprio perché era interesse dell'amministrazione che emergesse con totale spontaneità quali erano, diciamo, le proposte e i desideri dei cittadini relativamente appunto alla trasformazione di quest'area. Quindi veramente un grazie a tutti, anche ai professionisti che hanno partecipato insieme ai cittadini a questo processo e che hanno dato un contributo notevole proprio di competenza e di conoscenza nell'ambito della discussione. Riassumo molto brevemente le tappe del processo. C'è stata una prima fase di ascolto in cui appunto abbiamo aperto un ufficio qui nella sede della municipalità che ha avuto una prima serie di contatti e prodotto una serie di comunicazioni e di informazioni per rendere nota l'attivazione di questo processo, raccogliendo già in quella fase alcuni contributi di conoscenza o di proposte sulle possibilità di trasformazione dell'area. L'ufficio appunto ha prodotto una serie di materiali e poi è stato fatto un primo incontro che è stato quello della passeggiata di quartiere, in cui siamo andati sul posto appunto con tutte le persone che intendevano partecipare a vedere l'area e discutere, fare una prima discussione su quali erano i temi, le criticità e le risorse dell'area. Dopo abbiamo avviato la fase dei laboratori. Rispetto al programma iniziale abbiamo dovuto stringere i tempi facendo di fatto un laboratorio alla settimana, mentre all'inizio avevamo programmato di avere un tempo maggiore fra un laboratorio e l'altro, anche per consentirci di produrre la documentazione sugli esiti dei laboratori con tempi più congrui. Comunque mi sembra che, nonostante abbiamo fatto questi tre laboratori ogni giovedì, e mi sembra in ogni caso che siamo riusciti a sviluppare la discussione in maniera proficua. Naturalmente non era semplice arrivare a delle configurazioni, un livello architettonico, diciamo appunto, che è comunque uno dei temi del piano e di questo processo di progettazione che si sta sviluppando, però penso che gli esiti del laboratorio abbiano individuato con chiarezza una serie di temi e di obiettivi condivisi che abbiamo cercato poi di riportare nei rapporti dei laboratori.
Dopo i tre incontri di laboratorio abbiamo questo incontro finale di presentazione degli esiti del processo, dopodiché abbiamo già iniziato a impostare il piano di recupero individuando alcuni temi perché avremmo intenzione, diciamo, nell'autunno di arrivare all'adozione del piano. Ecco, come dicevo, appunto c'è stata una fase iniziale di ascolto con l'incontro pubblico di presentazione che prima non ho citato, l'apertura dello sportello informativo, la passeggiata di quartiere del 9 giugno. Dopo queste fasi è stata già elaborata un'analisi SWOT sui temi emersi dal processo, individuando appunto i punti di forza e di debolezza, le risorse e le criticità. Nel contempo, il 5 luglio, abbiamo fatto un incontro con le associazioni di categoria, erano presenti l'Associazione Albergatori, l'ASCOM, Confcommercio, Confedercenti, Venezia Spiagge, Consorzio Balneabile, la società Vela, che appunto è coinvolta nella gestione dell'area. Tra l'altro aspettavamo anche un documento di Vela che avrebbe potuto essere utile per individuare alcuni temi interessanti per lo sviluppo dell'attività convegnistica, però purtroppo non c'è stato il tempo, a causa dei tempi stretti non siamo riusciti ad acquisire questo documento in tempo per portarli ai laboratori e tuttora non abbiamo ancora avuto, è arrivato adesso, benissimo, esattamente. In sintesi, gli incontri con le associazioni di categoria hanno fatto emergere questi temi che in buona parte coincidono tra l'altro con quelli che poi sono stati discussi nei laboratori, cioè gli obiettivi sono quelli della riqualificazione degli spazi nell'area appunto in questione, del rilancio dell'attività convegnistica e congressuale, la costruzione di un rapporto paritario, che anche questo è un tema emerso con forza all'interno dei laboratori, nella gestione appunto di quest'area degli spazi fra i gestori della convegnistica e la biennale, e la creazione di spazi e strutture all'aperto dove si possono convogliare, abbiamo sintetizzato in questo modo un gran numero di persone, cioè l'idea che è emersa da questo tavolo è che ci fossero degli spazi aperti fortemente attrattivi. Ma poi sempre nell'ambito dello stesso tavolo, adesso non approfondisco, ma sono emersi una serie di temi generali sullo sviluppo del Lido che riguardano appunto gli aspetti strettamente legati al turismo, con il prolungamento della stagione estiva, l'aumento delle presenze, la creazione di strutture ricettive con certe caratteristiche che al Lido sono state ritenute assenti, appunto strutture con 200-300 posti letto e con dotazioni adeguate che sono state ritenute mancanti. Una serie di temi che riguardano il miglioramento della promozione turistica del Lido attraverso attività, integrazione fra attività culturali, sportive, ricreative e la definizione di strategie per la convivenza fra la residenzialità e il turismo, che è un tema che ovviamente riguarda non solo il Lido ma tutta Venezia, e poi una serie di temi che riguardano l'accessibilità, che pure sono stati oggetto di discussione durante i laboratori. Il primo laboratorio è stato il 4 luglio, in quella sede, dopo una prima riunione plenaria, ci si è suddivisi in tre tavoli che hanno sviluppato separatamente, diciamo, una serie di temi che erano già stati individuati nella riunione plenaria e che poi sono stati sviluppati dai singoli tavoli separatamente in questo primo laboratorio, producendo una serie di proposte molto ricca che abbiamo poi cercato di sintetizzare vedendo quali erano i punti comuni, gli obiettivi comuni che emergevano dai vari tavoli, per cui ogni tavolo aveva fatto le proprie proposte con una serie di sintesi, avevamo cercato di definire quali erano le proposte che avevano maggiore condivisione da parte dei tre tavoli separati. Nel secondo laboratorio è stato prodotto poi un documento in cui sono stati individuati una serie di temi rilevanti con la sintesi di tutte le proposte, degli obiettivi che erano emersi dai vari tavoli. All'interno appunto di questo documento c'erano
tutte le varie proposte emerse dal laboratorio. Nel terzo laboratorio progettuale poi questo documento, come ricordate, è stato ripresentato ed è stato integralmente riletto e corretto dal laboratorio riunito, diciamo, in sede plenaria, non più diviso. E questo documento l'abbiamo messo sul sito, è reperibile sul sito, ed è il documento che abbiamo visto nell'ultimo laboratorio e che abbiamo corretto leggendolo in ogni passo. Qua ci sono solo alcuni numeri sul, diciamo, la partecipazione che c'è stata a questi incontri. Gli incontri sono stati 6, il numero di partecipanti medio per ogni incontro è stato di circa 30 persone, salvo appunto nella presentazione che ce n'erano sicuramente di più e anche oggi siamo di più. I cittadini che si sono iscritti attraverso il modulo di iscrizione al percorso sono 79, le pagine web visitate del sito Il Lido in primo piano sono 2300, 220 locandine stampate, 10 comunicati stampa, eccetera. Non siamo riusciti per questioni di tempo ad attivare altri strumenti che sarebbero stati interessanti come Facebook e Twitter per coinvolgere un maggior numero di persone, creare altri strumenti di comunicazione, quindi ci siamo limitati alla realizzazione del sito, che però mi sembra sia molto ricco di materiali e molto interessante. Infatti anche quello che presentiamo adesso, tra cui i contributi dei vari cittadini che hanno partecipato, ora mostriamo solo una carrellata sintetica, ma tutti i materiali possono essere reperiti in forma integrale sul sito. Ecco, all'interno del laboratorio, come sappiamo, c'è stata una serie di contributi sia in testi scritti, sia in proprio materiali grafici, proposte progettuali, schizzi, materiale di ogni tipo. Adesso faccio una breve carrellata senza entrare nel merito perché i temi sono molti. Abbiamo riportato qui alcuni estratti dai documenti che sono stati presentati e disegni e schizzi di progetto, eccetera. Qua abbiamo delle considerazioni sui mercati dell'audiovisivo, altre valutazioni di carattere generale, alcune considerazioni sul forte, sulla viabilità e sulla questione della tensostruttura, che è un tema che è molto sentito, il fatto appunto che la questione se la struttura provvisoria che viene realizzata annualmente poi dovrà continuare a essere realizzata oppure no. Questo è uno dei temi che sono emersi nel processo. Noi in questa presentazione, così come nel rapporto che faremo, perché adesso questa è una rappresentazione sintetica, poi faremo un rapporto dettagliato su tutto il percorso che è stato sviluppato, come avevamo preannunciato, l'ambito definito per la partecipazione aveva alcuni limiti, cioè riguardava sostanzialmente le aree esterne e non gli edifici del Palazzo del Cinema e del Casinò, ma in questo caso, siccome una serie di temi anche di questo tipo sono emersi nella discussione, noi li abbiamo registrati in modo da portarli comunque all'amministrazione per le proprie valutazioni anche al di fuori dei limiti predefiniti dell'ambito della partecipazione. Qui abbiamo un'immagine di una serie di progetti che ci ha fornito il professor Carnevale che riguardano dei lavori fatti dagli studenti nell'ambito di laboratori all'università che riguardavano proprio l'area del Palazzo del Cinema. Adesso faccio vedere una serie di contributi appunto proprio di carattere progettuale che prevalentemente riguardano la ricomposizione dell'area dello scavo, ma non soltanto. Ad esempio in questo caso vediamo anche delle proposte sull'area del Pala d'Arsena. Abbiamo poi un nutrito gruppo di proposte che vengono dal coordinamento delle associazioni ambientaliste del Lido. Sono state prodotte diverse proposte nel primo laboratorio che poi sono in parte confluite in alcune soluzioni. Adesso facciamo una rapida carrellata, poi se alla fine della discussione gli interessati vogliono fare delle precisazioni sulla natura e sui contenuti di queste proposte, possiamo avere un po' di tempo
per avere delle precisazioni. Io scorro in maniera piuttosto rapida i contributi, perché naturalmente entrare nel merito delle singole proposte sarebbe molto lungo. Faccio vedere appunto una serie di immagini di questi materiali prodotti che testimoniano il grande lavoro che è stato fatto durante questo periodo proprio per sviluppare i contenuti, diciamo, del tema, soprattutto per quanto riguarda la ricomposizione dello scavo. Per ognuna di queste proposte potete trovare una serie di materiali più articolata nel sito dove viene inserito tutto quello che è stato prodotto. Ecco, nel documento, diciamo, di sintesi dell'ultimo laboratorio sono emersa questa definizione, che è stata proprio concordata e rivista nell'ultimo laboratorio, degli obiettivi generali, e poi una serie di proposte invece più specifiche. Leggo qual è, diciamo, l'obiettivo generale che è stato condiviso relativamente al progetto di riqualificazione dell'area. L'area oggetto del piano di recupero è sottoutilizzata. Finalità principale del piano è la creazione di una nuova centralità urbana caratterizzata dalla funzione prevalente della mostra del cinema, dalla convegnistica, da attività culturali e sociali legate al cinema e da altre attività a servizio della cittadinanza. L'insieme di queste attività dovrà garantire la fruizione dell'area tutto l'anno. Altri obiettivi prioritari emersi sono il mantenimento e la tutela del verde esistente e la valorizzazione dei resti del forte. In queste rappresentazioni grafiche abbiamo una sintesi invece dei temi più specifici che sono stati affrontati, che sono stati condivisi e che ritrovate in forma più discorsiva nel documento che riguarda l'ultimo laboratorio. In sostanza, qui abbiamo una serie di proposte che riguardano proprio la trasformazione fisica dell'area. In parte riguardano gli ambiti esterni oggetto di partecipazione, ma anche il Palazzo del Cinema e il Casinò. Le indicazioni principali che sono emerse dal laboratorio le vediamo qui. Se partiamo dall'area, diciamo, scoperta del giardino, del buco, della piazza davanti al Casinò, vediamo che i temi fondamentali sono quelli del mantenimento del verde, riqualificazione e modifica dei percorsi, demolizione delle recinzioni e illuminazione pubblica come indicazioni fondamentali sulla riqualificazione dell'area verde. Estremamente rilevante è l'idea appunto venga costruita una forte relazione fra l'area verde esistente e l'area dello scavo, che dovrà sì ospitare i 2500 metri quadri per il mercato del cinema e altre attività, ma che per il resto dovrà essere ricomposto come uno spazio pubblico importante, strettamente connesso all'area verde esistente e alla piazza del Casinò. Altri temi sono quelli del miglioramento della sicurezza del lungo mare Marconi con la realizzazione della pista ciclabile. Per quanto riguarda l'area del piazzale del Casinò, i temi emersi sono quello della ridefinizione del sistema degli accessi dopo la demolizione della scala, la funzione del piazzale come elemento di connessione tra il Palazzo del Cinema e lo spazio antistante e l'area del buco che dovrà essere trasformata, la valorizzazione dei resti del forte, poi vedremo quali sono le proposte emerse per la valorizzazione del forte, il miglioramento dell'accessibilità alla terrazza a mare e la riqualificazione della terrazza a mare. Anche sul rapporto fra la piazza del Casinò e la terrazza a mare sono state fatte diverse ipotesi che trovate nel documento sintetico. Sul Palazzo del Casinò, l'obiettivo emerso dal laboratorio è quello del restauro della conservazione dell'immobile, con l'affermazione del principio che i nuovi interventi siano riconoscibili e reversibili. Anche nell'ambito Casinò Palazzo del Cinema è emersa un'istanza di mantenimento del verde esistente, e per quel che riguarda la sala d'arsena, la proposta emersa è quella di ristrutturare l'immobile aumentando i posti in modo da consentire l'eliminazione del tendone del palazzo.
biennale, temi appunto in questo caso che esulano dalla specifica, dagli specifici confini del processo, ma che abbiamo comunque registrato in modo da rappresentarli all'amministrazione. Ci sono poi delle indicazioni di natura funzionale che sono emerse appunto dai laboratori, che sono quelle della realizzazione per quanto riguarda l'area per l'area strettamente oggetto di partecipazione, il fatto che il parco pubblico sia disponibile alla cittadinanza anche durante la mostra del cinema, che si individuino degli ambiti anche all'interno nel progetto di ricomposizione dello scavo per spettacoli all'aperto, mercatini e altre funzioni, e che all'interno della nuova struttura, e questo è uno dei temi fondamentali che sono emersi dal processo, in cui dovrà trovare luogo il mercato del cinema che si svolge durante la biennale, vengano previste una serie di funzioni che dovranno essere svolte nel resto dell'anno a servizio della cittadinanza, quali laboratori teatrali, cineforum, conferenze, ludoteca, spazi per associazioni, prove musicali, attività sportive, bar, ristorante aperto tutto l'anno. Uno degli elementi discussi è quello appunto che, poi riconoscendo, adesso sembra che venga ripreso anche dopo, naturalmente la funzione preminente della mostra del cinema all'interno dell'area e anche l'importanza dell'attività convegnistica che mi sembra sia riconosciuta da tutti, si chiede che in sostanza il nuovo edificio che viene costruito al di fuori del periodo della mostra del cinema sia prevalentemente destinato ad attività di diverso tipo, culturali, sociali, a servizio dei cittadini, e che quindi l'attività convegnistica, che dovrebbe durare tutto l'anno, utilizzi prevalentemente gli spazi del Palazzo del Cinema e del Casinò. Per quanto riguarda il Casinò, sono emerse delle proposte di realizzare un museo del cinema, di portare l'archivio storico della mostra del cinema ASAC nel Casinò, di utilizzare lo spazio per eventi sul tema del cinema, workshop internazionali, esposizioni temporanee e per potenziamento della convegnistica e degli eventi destinati alla cittadinanza. Sullo spazio della piazza del Casinò la proposta è quella che sia definito un luogo di aggregazione per manifestazioni pubbliche, mercatini, quindi dotati anche dell'impiantistica necessaria a questo tipo di uso. Per quanto riguarda la viabilità, i temi essenziali sono quelli, diciamo, del nuovo approdo su Riva di Corinto, che è già previsto dalla strumentazione urbanistica, che naturalmente è del mantenimento dell'approdo a CTV nella darsena dietro il Casinò. Per quel che riguarda l'approdo della linea 20, è emersa un'indicazione condivisa che, visto considerata la qualità di quell'ambito urbano, i sistemi di interscambio siano trattati in modo da essere poco appunto impattanti, quindi realizzazioni di parcheggi o di parcheggi per le biciclette, ma soprattutto di parcheggi per le auto, dovranno essere attentamente valutati, perché è una zona che è stata ritenuta di notevole qualità. Si è discusso della realizzazione di parcheggi, è emersa un'idea comune che tutta la zona debba essere dotata di parcheggi da realizzare preferibilmente in ambiti al di fuori di quello oggetto del piano di recupero, quindi limitare il numero di parcheggi all'interno dell'area, però il problema dei parcheggi in quest'ambito urbano è ritenuto rilevante, per cui si chiede che vengano individuate delle soluzioni di parcheggio al di fuori dell'area. Ecco, fra le richieste condivise e discusse e, diciamo, fortemente condivise dai partecipanti ai laboratori, leggo questa cosa: l'Assemblea rimarca come la Fondazione Venezia
i gestori della cittadella del cinema e la cittadinanza sono soggetti che devono essere considerati come paritetici, un tema che abbiamo già visto prima, emerso anche nell'incontro con le associazioni di categoria. In tale ottica i cittadini chiedono di essere coinvolti nelle fasi di definizione delle convenzioni sull'utilizzo degli spazi. Allo scopo di garantire l'utilizzo degli spazi da parte della cittadinanza nel periodo in cui non sono utilizzati come mercato del cinema, si chiede che lo spazio destinato a mercato del cinema sia sottoposto a convenzione separata rispetto agli altri spazi componenti la cittadella del cinema, in modo da poterne svincolare la gestione e conseguentemente l'utilizzo. Quello che stavo dicendo prima, appunto, questo nuovo manufatto dovrebbe essere prevalentemente destinato al di fuori del periodo della mostra del cinema ad attività appunto per i cittadini, quindi la richiesta è che non venga assorbito interamente dalla convegnistica, ma che appunto la convegnistica, come dicevo prima, utilizzi prevalentemente il casinò e il palazzo del cinema. Qui si chiede appunto che proprio nella stessa convenzione di gestione sia tenuto separato per garantire questo obiettivo. Naturalmente sono temi che portiamo all'amministrazione che non sono, beh, sono solo diciamo in parte pertinenti all'ambito, alla definizione dei contenuti di un piano di recupero, e sono aspetti che riguardano ovviamente la gestione. Dai lavoratori emerge anche una richiesta che il percorso partecipativo prosegua anche successivamente nella fase di definizione delle soluzioni architettoniche, anche se naturalmente proprio la partecipazione sulla definizione dei contenuti architettonici di un progetto è un'attività che è un po' diversa da quella diciamo tradizionale, che tradizionalmente richiede l'utilizzo di processi di questo tipo, no? Perché un conto è definire funzioni, prestazioni, obiettivi, un conto è definire le caratteristiche architettoniche di un intervento, anche perché naturalmente questo è un tipo di partecipazione a cui molti cittadini non si sentono di partecipare, anzi abbiamo avuto anche indicazioni di cittadini che ritenevano che i laboratori che abbiamo fatto fossero dei laboratori di progettazione e che non hanno partecipato ritenendo di non avere la competenza. No, naturalmente la definizione architettonica richiede una competenza che non tutti hanno. Noi abbiamo cercato in maniera, in questi pochi giorni che abbiamo avuto, di dare una rappresentazione di quella che potrebbe essere l'assetto proprio dal punto di vista normativo del piano di recupero. La definizione architettonica del posizionamento dell'edificio e dello spazio aperto all'interno dello scavo ovviamente non è allo stato attuale sufficientemente definita, sono emerse proposte molto diverse tra di loro. Abbiamo ritenuto che il piano possa dare un'indicazione che consenta poi di sviluppare con il progetto architettonico le soluzioni specifiche, per cui l'area dello scavo l'abbiamo individuata come area di massimo sviluppo della nuova edificazione, 2500 metri quadri di superficie lorda di pavimento e ricomposizione degli spazi aperti, una definizione molto generale che consente di collocare i volumi e gli spazi aperti in maniere differenti, secondo quello appunto poi secondo gli approfondimenti progettuali che saranno sviluppati nel prossimo periodo. L'area del giardino è stata semplicemente definita come riqualificazione giardino, per cui anche lì si lasciano le indicazioni al progetto, che naturalmente è strettamente collegato alla definizione delle caratteristiche dello scavo, perché lo spazio dovrà avere una coerenza appunto, no? Per cui abbiamo una serie di spazi aperti che dovranno essere messi in coerenza, lo spazio davanti al palazzo del cinema, la piazza davanti al casinò, l'area dello scavo con il nuovo edificio e il giardino. Quindi il piano si limita a dare una serie di indicazioni sui tipi di interventi da effettuare, lasciando poi al progetto le scelte specifiche e di dettaglio. Sugli edifici esistenti abbiamo dato delle categorie di restauro, ristrutturazione,
o di demolizione con ricostruzione su alcuni corpi che costituiscono delle superfetazioni. Abbiamo confermato nelle previsioni il progetto già approvato di sviluppo del Palazzo del Cinema, con gli interventi sulla sala d'arsena, di realizzazione dei foyer, di tutti i sistemi di accesso, per cui, come vedete, sulla sala d'arsena abbiamo una categoria di ristrutturazione. Sullo spazio circostante abbiamo individuato un'area di massimo sviluppo della nuova edificazione per la riqualificazione del Pala d'Arsena, e quello è l'ambito dove il progetto già approvato prevede la realizzazione dei sistemi di accesso. Il retino verde intorno al Palazzo del Cinema e al Casinò, che è un verde più scuro, ha come definizione sistemazione e arredo degli spazi scoperti, tra parentesi nuove volumetrie di servizio, perché il progetto della Biennale di adeguamento del Palazzo del Cinema prevede la realizzazione di una serie di percorsi e di corpi edilizi minori in quell'ambito, e gli studi di massima che si sta sviluppando la Biennale sul Casinò prevedono degli adeguamenti funzionali che parlo di questi ambiti qui, l'ipotesi di realizzazione di una nuova sala, ma anche la messa a norma della sala esistente qui. Questo però è il progetto già approvato. Sì, lì c'è quel progetto, alcune cose vengono mantenute, adesso c'è un progetto approvato. Comunque noi lì ci siamo limitati a recepire un progetto che è già stato approvato. Abbiamo comunque registrato le indicazioni che sono emerse dai laboratori anche su questi ambiti. Qui abbiamo fatto una serie, sempre ai fini della definizione del piano, una serie di valutazioni sulla possibile collocazione di questo volume di 2500 metri quadri dello spazio scoperto, delle ipotesi sulle diverse collocazioni, individuando, facendo alcune prime valutazioni che devono ovviamente essere approfondite, sugli elementi diciamo positivi e quelli invece critici dei diversi posizionamenti del nuovo volume. Mostro solo la prima immagine, abbiamo riportato alcuni elementi di progetto, come quello della passerella fissa della Biennale, l'eventuale inserimento di alberature sul piazzale del Casinò, la questione della complanarità fra il piazzale del Casinò e la terrazza mare, che sono alcuni temi di progetto emersi durante il laboratorio, la realizzazione di un manufatto con una terrazza praticabile per il mercato del cinema e per altre attività di 2500 metri quadri, e lo spazio pubblico a verde che abbiamo chiamato cavea, perché fra le funzioni più condivise c'era quella di creare uno spazio gradonato verde che potesse servire sia proprio come spazio pubblico in genere, ma anche per rappresentazioni minori, anche se ad esempio nell'incontro con le associazioni di categoria si chiedeva invece di realizzare uno spazio consistente per spettacoli all'aperto, addirittura per 2000 posti, per cui sono emerse indicazioni differenti, però comunque questa idea di uno spazio aperto che conservi la memoria dello scavo, quindi le quote che sono state determinate dallo scavo. Per ognuno degli schemi abbiamo individuato alcune elementi appunto di criticità o degli elementi positivi, quelli positivi sono riportati in verde, quelli di criticità sono riportati in marrone. È un'elaborazione che abbiamo fatto in questi giorni, non pretendiamo che possano essere fatte molte altre considerazioni, e naturalmente prima di rielaboreremo questi materiali in modo più approfondito. Per fare un esempio, questo tipo di posizionamento del manufatto comporta una discontinuità nello spazio pubblico, farò diciamo la passerella di fronte al Palazzo del Cinema, la piazza del Casinò e l'area appunto della
dello spazio pubblico, dello scavo e del giardino, perché è un elemento di chiusura che crea una discontinuità fra questi spazi, ma nel contempo abbiamo visto come una possibile risorsa dal punto di vista della composizione architettonica, quello che venga definita la piazza del Casinò, cioè come uno spazio che ha dei confini, no? Sono dei temi diversi di progetto che possono essere affrontati. Ma poi abbiamo valutato anche in rapporto ai servizi, di carico e scarico dei materiali in questo edificio, abbiamo riportato una considerazione, per esempio in questo caso il carico scarico è criticità, perché naturalmente non dovrebbe avvenire dalla cavea, quella che abbiamo chiamato cavea, dovrebbe avvenire sul lato minore, sulla viabilità principale, il che ovviamente potrebbe essere un problema, anche perché una delle idee abbastanza progettuali piuttosto forti emerse dal processo è quella di modificare la quota della strada in modo da creare un ambito di fronte a tutto il compendio che abbia le caratteristiche della pedonalità e che quindi venga attraversato dai mezzi pubblici o privati come uno spazio, diciamo, a traffico limitato pedonale su cui bisogna passare con grande attenzione. Abbiamo fatto una serie di considerazioni sui vari posizionamenti. Il piano comunque, questi sono degli schemi di valutazione, ma il piano nei suoi contenuti normativi lascerà aperta qualsiasi soluzione, per cui l'approfondimento deve essere ovviamente fatto con il progetto. Se vi interessa vedere queste considerazioni che abbiamo fatto, sarebbe anzi utile se su queste valutazioni che vedete trovate una slide con l'individuazione degli oggetti e una con queste valutazioni, appunto criticità e positività. Se le volete esaminare e suggerirci delle valutazioni più approfondite, siamo ben contenti, perché è un lavoro che abbiamo fatto in pochissimo tempo. E quindi appunto vedete il posizionamento, qua abbiamo un posizionamento dall'altra parte con lo scavo verso la piazza del Casinò, anche qui abbiamo individuato elementi favorevoli o non favorevoli, il posizionamento dell'edificio sul fronte del lungomare Marconi, qua anche qui ci sono alcune considerazioni, o il posizionamento verso il giardino con lo spazio della cavea, dello spazio verde aperto sul lungomare. Basta, ecco, io non avrei altro da dire, spero di avere dato un quadro abbastanza completo. Se adesso qualcuno vuole intervenire per fare delle precisazioni su quello che abbiamo detto, e oggi chiedevo appunto alle persone che hanno presentato le ipotesi progettuali se volevano darci fare un breve intervento per spiegare meglio quello che hanno fatto, possiamo, o se avete qualcos'altro da proiettare, o ritorniamo sulle immagini che ci avete comunque fornito voi. Quindi io inizierei con questa cosa, se i progettisti vogliono dare alcune precisazioni, e poi teniamo uno spazio per le domande e il dibattito.